Buonasera. Buonasera a tutti. E forza Lazio, stasera abbiamo vinto col Monza e siamo secondi in classifica. Allora, buonasera a tutti, Antonio Laino, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace al video, sostenetemi e andiamo con la cronaca di questa partita. La Lazio che ha giocato indubbiamente meglio stasera che contro la Roma. È stata una partita più viva, più vispa, con più occasioni, però paradossalmente ho avuto più paura oggi di subire il gol del pareggio contro il Monza che contro la Roma l'altro giorno. Ditemi quello che volete, ma ho avuto più paura oggi. Tutto sommato, siamo secondi in classifica. Ha segnato Luca Romero e Mister Sarri ha avuto ragione con questo cambio e sono contento doppiamente perché abbiamo rivisto Immobile in campo, abbiamo messo la squadra più spigliata. Migliore in campo Luca Romero, ma non per il gol, attenzione. Migliore in campo Luca Romero perché è entrato con una fame, con una voglia, con una cattiveria. Il migliore in campo. Si è visto da subito quando è entrato che aveva un piglio diverso dagli altri. E sì, va bene così. Sono davvero euforico. Luca Romero ci porta al secondo posto. Siamo secondi. Allora, questa è la maglia dell'anno scorso. Le nuove mi stanno per arrivare tutte e tre. C'ho la collezione di maglie, tutte qui, tutte quelle della Lazio. Eccole qua. Tutte le collezioni di maglie. C'è anche una del Piero originale di De Polpro. Tutte le maglie della Lazio. Eccole qua, tutte le maglie della Lazio. E qualcuna quella la mia collezione. Dicevo, sono contentissimo. Allora, siamo secondi e allora iniziamo. Iniziamo a vedere un po' questa partita, no? Che cosa ci ha dato questa partita? Questa partita ha visto un possesso palla che si è equivalso vicino al 50% per tutti e due, 12 tiri a 8, ma 4 tiri in porta a 0 per la Lazio, incredibilmente 0 fuorigiochi. Tranne il fuorigioco sul gol di Petagna, lì eravamo avanti sotto. Ho avuto paura che la partita si complicasse un po'. Invece abbiamo assistito. Era fuorigioco perché le linee sono quelle. E lì la Lazio ha cominciato a giocare. Ha cominciato ad avere più occasioni. Ha cominciato ad essere la Lazio che conosciamo sempre. Ha cominciato a macinare il gioco, Mister Sarri ha fatto dei cambi, ha fatto entrare Luca Romero al posto di Cancellieri che obiettivamente non aveva fatto praticamente niente. Luca Romero secondo me potrebbe giocare titolare, questa Lazio, cioè o meglio potrebbe essere un giocatore che può darci veramente una mano. Andiamo a vedere le formazioni giusto per fare le pagelle, no? Mi sembra giusto così. Provedella 6 e mezzo, siamo d'accordo tutti. Romagnoli e Casale 6 e mezzo, ancora un altro clean sheet dopo quello della Roma. Isai e Lazzari 6 e mezzo per tutti e due, bene anche Marusic che è entrato. Sufficienza per Marcos Antonio, 7 per Milinkovic. Lo dico sempre, il metronomo del centrocampo. Con Milinkovic cambia la storia. 6 e mezzo per Vesino, 6 per Pedro, 6 per Felipe Anderson. 5 e mezzo per Cancellieri, 9 per Luca Romero. E poi Immobile senza voto perché ha giocato 5 minuti, ma do un 10 a Ciro Immobile perché ha recuperato in fretta, perché è stato sempre a disposizione della squadra, si è messo in panchina, ha aiutato la squadra. È stato l'uomo in più anche al derby in panchina, l'uomo spogliatoio insieme a Radu, insieme ad altri. Io sono contentissimo. La classifica della Serie A a questo punto recita: Napoli in testa con 38 punti. Lazio che ha perso solo con la Salernitana in queste ultime 5 partite, potevamo essere a 33. Lazio seconda davanti al Milan che è sempre a 30 punti e poi c'è la Juventus a 28. Domenica è fondamentale a Torino.
Juventus-Lazio, una sfida d'alta quota. Siamo secondi in classifica, dobbiamo stare molto 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 attenti. Il Napoli gioca invece, lo andiamo a vedere, il Napoli gioca in casa con l'Udinese. Attenzione, l'Udinese è molto calata, il Napoli è in forma strabiliante, riesce a vincere quasi, ma non è una partita scontata. Qui dobbiamo essere molto attenti perché c'è Juve-Lazio, Napoli-Udinese e anche Atalanta-Inter e Milan-Fiorentina. Quindi è un turno dove può succedere di tutto. Siamo avanti, abbiamo visto una Lazio bella stasera, stretta fra i reparti, dove si aiutavano tutti. Filip Andersson, che comunque in attacco si è fatto valere in questo mese, spero che domenica torni sull'immobile. Filip Andersson, che si è fatto valere in questo mese, ha fatto praticamente bene. Anche in questa partita ha lasciato pochi riferimenti alla difesa avversaria. Abbiamo infatti fatto 4 tiri in porta a 0, dove praticamente Provedel non è stato mai operativo in questa partita. Però il Monza attaccava. Ripeto, ho avuto più paura stasera che contro la Roma. Pensavo di subire gol, sinceramente, lo dico proprio apertamente. Ho avuto paura, perché la Roma non gioca a pallone, il Monza gioca a pallone, ha cercato, ha fatto qualche occasione, quella con il biondino là che è andato in contropiede, e però Lazio anche mi è piaciuto perché siamo spigliati, anche in alcune occasioni abbiamo battuto il calcio punizione velocemente per cercare di andare in porta, quell'occasione lì di Filipe Anderson. Io sono contento, sono contento, sono contento. Seconda vittoria per 1-0, va bene, le vincere tutte 1-0, non mi interessa. Meglio 2-3 partite 1-0 e non una 5-6-0. Va benissimo così. Amici mi scrivono in chat, io sono contro il Toscano, ragazzi. E allora vatti a prendere Mourinho Allegri, abbiate pazienza. Va benissimo così, va benissimo così. Ora abbiamo vinto anche stasera, siamo in seconda posizione, solo alle spalle del Napoli. Tra l'altro abbiamo perso 2-1 col Napoli, proprio perso punti a caso, con i sé e con i ma non si va da nessuna parte, però intanto siamo secondi. Ci godiamo il momento. Sognare non costa nulla, sognare non costa nulla. Grazie Luca Romero, ero felice, ero contento, io speravo che un giorno Luca Romero, ho sempre detto, speriamo che Luca Romero giochi, anche se contro il Feyenoord ho avuto un po' la paura e l'impressione che Luca Romero non fosse ancora pronto e che fosse un pochino ancora acerbo, no? Però forse quello è stato quello che gli ha dato la svolta. Gli ha dato la svolta e ha fatto sì che. E ha fatto sì che. Si svegliasse un po'. E le prestazioni, sia con la Roma, bene, Luca Romero, ne ho parlato. E stasera contro il Monza, migliore in campo. Migliore in campo. Allora, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. E seguite. Tony Laino, tutto sul campo di campo, oltre alla mia Lazio, io guardo tutte le partite, tutte le partite. Poi domani faremo un episodio, un video sull'episodio di Verona, Verona Juventus, do il parere arbitrale da ex arbitro, lo voglio dare, lo faremo domani mattina e vediamo un po'. Grazie, iscrivetevi al canale, vi voglio bene, forza Lazio, sempre forza Lazio.